Scusate se sono di nuovo con voi e mi sono ricordato che mancava il video su Brindisi Milano. Non possiamo non parlare di questa bella partita che si è svolta ieri presso il Pala Pentasulia di Brindisi, che ha visto la vittoria di Milano, seppur di poco, di soli 3 punti, 77-74, con i punteggi principali. 16-14 il primo quarto, il secondo 34-32, il terzo 49-56 e il quarto appunto 74-77. Una Brindisi che appunto ha mantenuto saldo l'equilibrio per metà della partita, per i primi 2 periodi, poi un po' sono prevalsi le forze delle scarpette rosse. Comunque, come statistiche e giocatori, la top 3 troviamo Stone a 21 punti per Brindisi, Adrian Banks, sempre di Brindisi, a 17, Sykes di Milano a 17, segno 2 che era insomma, ben quotato tra l'1,52 e l'1,60. A questo punto, le due squadre praticamente sono appaiate quasi nella stessa posizione. Quarta Milano con 13 vinte e 7 perse, quinta Brindisi con 12 vinte e 8 perse. Milano che ha giocato ieri, perché nella settimana che inizierà domani farà il Tour de Force, 3 partite in 7 giorni, giocherà 2 volte in Eurolega, poi in campionato. Brindisi ovviamente farà il suo turno nella Basketball Champions League, che è un po' con l'ennesima sconfitta, quasi precluso il suo cammino verso la seconda fase della competizione europea. Brindisi che sarà impegnata tra 7 giorni a Pesaro contro l'ultima della classe, e Milano invece il 9 febbraio, sempre tra 7 giorni, in casa contro Cremona. Ovviamente la sfida tra Milano e Cremona è sempre stata bella intrigante, interessante, anche perché Cremona viene da 3 vittorie di fila negli ultimi 3 turni e giocherà quest'oggi in casa contro Reggio Emilia. Reggio Emilia che sta lottando anch'essa per un posto al sole nei playoff, tra i quali abbiamo al momento l'indiscussa Virtus Bologna, 18 vinte e 2 perse, Sassari 15 vinte e 4 perse, Brescia 13 vinte e 6 perse, Milano 13 vinte e 7 perse, Brindisi 12 vinte e 8 perse, Cremona 11 vinte e 7 perse, Venezia 10 vinte e 9 perse, come anche la Fortitudo Bologna. Però fino all'undicesimo posto ci sono le squadre in lizza per un posto ai playoff, come anche un posto, se vogliamo, Cantù. Allora, ricordiamo e concludiamo dicendo che Milano ha vinto di 3 lunghezze a Brindisi 77 a 74. Milano, quarta posizione, 13 vinte, 7 perse, Brindisi 12 vinte, 8 perse. Bene, per questa fascia della giornata e ora è davvero tutto. Ci vediamo tra un paio di ore per parlare di tennis, calcio femminile, poi ci sarà il video su Milan Verona, insomma, di tutto e di più, sempre qui con me sul canale YouTube Nicola De Lucia. Grazie a tutti, alla prossima!